Grazie Eccellenza. Ma innanzitutto io vorrei fare i complimenti alla consigliera che mi ha appena preceduto, alla consigliera Conti, perché voglio dire almeno ha cambiato un attimo l'argomento, visto che è una settimana, sembra che siamo stati qui dentro una giornata intera alla Commissione Sanità, forse a guardarci negli occhi, visto che pare che non siano arrivate risposte, non si stia facendo niente, tutto allo sfacelo. La stessa cosa si ripropone sui giornali quotidianamente da una settimana, cosa che tra l'altro anche in Commissione il segretario stesso aveva chiesto un minimo di rispetto, ma non tanto per la sua segreteria o per la sua persona, ma semplicemente per il sistema sanitario, che comunque riguarda tutti noi, e continuare a descriverlo come una voragine in caduta libera sicuramente non fa bene a noi, non fa bene ai cittadini, non fa bene alla reputazione del Paese. Detto questo, io che sono parte di quella commissione, mi sento di dire che in realtà non è andata proprio così. È vero che le opposizioni per carità fanno la loro parte, il loro gioco, però in quella commissione in effetti qualcosa è stato detto, sono stati dati anche dei risultati. Ad esempio si è parlato, ad esempio il direttore amministrativo ha dato dei risultati che sono in realtà molto, come dire, positivi rispetto alle gestioni precedenti della sanità. Quindi parliamo dei conti dell'IS che sono migliorati, il collegio dei sindaci proprio oggi o ieri mi sembra ha approvato per il secondo anno consecutivo, dopo 3 anni alla gestione del governo precedente dove non approvava il bilancio, ha approvato il bilancio. Si è ridotto il debito di oltre 62 milioni, il debito dell'IS di oltre 62 milioni, è aumentata la liquidità dell'IS in 2 anni da 900.000 euro a 20 milioni circa, la riforma previdenziale è stata portata a casa, nonostante ce ne fosse una necessità impellente da diversi anni è stata portata a casa e dal prossimo anno sicuramente inizierà a dare i suoi frutti. Quindi io ritengo che insomma non sia andata proprio così che siamo stati qui a giocare a briscola. Ecco, sul nuovo ospedale ho sentito dire che prima dicevano che bisognava assolutamente rifare tutto, adesso invece che proprio in commissione è stato detto che si sta temporeggiando un attimo, ma semplicemente per verificare quello che dell'attuale ospedale, anche perché io penso che sia abbastanza logico e razionale, non c'è bisogno di una commissione apposita per sentirci dire che non possiamo chiudere un ospedale e nel frattempo ne costruiamo un altro. Quindi c'è un passaggio, no? Un aspetto temporale in cui dobbiamo assolutamente organizzarci anche in previsione della costruzione di un nuovo ospedale. Di conseguenza durante la commissione è stato detto che si sta valutando anche quelli che sono le aree dell'attuale ospedale che possono essere riciclate, mettiamola così, ristrutturate, insomma, perché attualmente ci è stato detto, come c'era già stato detto nella commissione di febbraio, le spese di manutenzione per l'attuale ospedale sono esagerate anche solo per il riscaldamento, però è ovvio ed è logico, non serve, ripeto, una commissione apposita per sentirci dire che quello che prima sembrava impellente fare adesso non è più impellente fare, bisogna farlo, ma bisogna farlo con una certa programmazione, proprio perché è un ospedale di Stato e quello abbiamo. Poi però naturalmente le opposizioni si dimenticano di dire che se la sanità, come invece abbiamo scritto nel comunicato di maggioranza a seguito di quella commissione, proprio perché sembrava che fossimo allo sbando completo, però ecco appunto le opposizioni si dimenticano di dire che invece hanno evidenziato in diversi passaggi che tanti servizi possono essere anche demandati a strutture esterne, perché comunque qui da noi non c'è la casistica o costano troppo e quindi è meglio demandare fuori certi servizi e magari mantenerne solo alcuni, o un pronto soccorso così di emergenza per poi rivolgersi a strutture sanitarie, perché anche questo è emerso dalla Commissione. Ma naturalmente l'opposizione fa il suo gioco e dice solo quello che interessa a loro, quello che a loro fa comodo. Si parla del COT. Il COT anche qui in commissione nessuno ha detto che il COT ha risolto i problemi della sanità, tutt'altro, però è stato detto una cosa, è stato detto che il COT attivo da 7 mesi, perché da questo è il periodo temporale in cui è operativo, diciamo, la centrale operativa, quindi la COT, scusate. Allora, prima dell'attivazione della COT risultava che alle chiamate degli utenti presso i centri sanitari c'era una risposta pari al 20%. In 7 mesi la COT ha portato questa percentuale al 40%.
è un risultato ottimale, è un risultato, no, che oltre a... No, sicuramente si può fare di più, sicuramente sì, ci sono delle criticità, soprattutto nei centri sanitari, soprattutto nella medicina di base, sicuramente sì, però sicuramente non è tutto da buttare quello che è stato fatto. Poi appunto c'è la petizione, no, che dice torniamo al medico di base, anche lì c'è stata un'esposizione da parte del segretario molto interessante, dove dice è vero, cioè anche io vorrei più medici, tutti vorremmo più medici, però il segretario ha portato anche dei dati, cioè parla di una prospettiva dove da qui a 10 anni mancheranno un numero esagerato di medici, ma non solo qui da noi in Italia, perché la situazione purtroppo è questa, e quindi si è detto che si stanno creando le condizioni per fare in modo di attrarre medici e infermieri e personale sanitario affinché nel prossimo futuro non ci sia la possibilità di ritrovarsi in questa condizione, che però è una condizione comune un po' a livello internazionale, perché sappiamo che dopo il Covid prevalentemente le strutture sanitarie o comunque i sistemi sanitari sono andati tutti un po' in crisi. Nonostante ciò, il nostro sistema sanitario invece ha retto molto bene e con le proprie forze, perché ricordiamo che noi non siamo in Italia, non facciamo parte della Comunità Europea e tutto il resto. Detto questo, oltre appunto in previsione di questa carenza di medici, che cosa si sta facendo? Perché questo è stato detto all'interno della Commissione, non lo sto inventando io adesso, e voglio dire è disponibile a tutti per chi volesse appunto approfondire questa tematica e non sentire solo le campane di chi insiste a dire che è tutto uno sfacelo. E quindi che cosa si è fatto? È stato detto, ci sono stati fatti accordi con le università, con le regioni e non solo con la regione della Sicilia, come ha detto il consigliere Zafferani. Ad esempio hanno parlato di Meldola, dello scambio che c'è tra San Marino, tra la struttura sanitaria sammarinese e Meldola. Anche qui l'acquisto dei macchinari, si parla di questo robot, l'investimento di 3 milioni. Allora, per quanto riguarda il robot, già nella commissione di febbraio, mi sembra, dove c'era stata l'audizione sempre del comitato esecutivo, c'erano stati dati, non sono 3 milioni buttati a caso, così, al vento. Certo è che quando abbiamo avuto la commissione, 5 giorni fa, una settimana fa più o meno, adesso non ricordo di preciso, il robot era entrato in funzione da un paio di giorni, quindi si fa fatica a dire operativamente che cosa ha portato in 2 giorni di attività di un macchinario del genere. Però insomma è stata fatta tutta una disamina su che cosa si sta facendo anche per reperire il personale medico, per andare a sopperire quelle che attualmente sono le carenze. La maggioranza ha fatto un ordine del giorno proprio per impegnare il governo e il comitato esecutivo in modo tale da avere una risposta precisa e soprattutto celere rispetto a certe tematiche della sanità che sicuramente sono le più impellenti. Però è chiaro che in quest'Aula è sempre bello affrontare certe tematiche dal proprio punto di vista. Ecco, la disonestà intellettuale in quest'Aula purtroppo vige spesso su tutto, anche rispetto a quelle che sono le tematiche più sensibili, cioè della sanità. Perché la sanità, ripeto, non dovrebbe essere né di una segreteria, né di un partito, né di maggioranza, né di opposizione, ma dovrebbe essere di tutti, perché tutti abbiamo bisogno di una sanità che funzioni. E l'atteggiamento appunto disonesto intellettualmente, che nell'ultima settimana, ripeto, ha caratterizzato sia i media sia gli interventi delle forze di opposizione, sicuramente non giova a nessuno. Grazie, eccellenze.